Buona amici, buonasera amici di Vera TV, buona domenica a tutti. Volevo, per Angelo e Domenico, vi volevo portare i saluti di Nino. No, no, Nino, mio fratello. Io voglio parlare anche un pochino di me, perché io non ho fatto sempre l'animatore da villaggio, ho fatto anche l'imprenditore. E mi sono reso conto che Napoli è una città un po' particolare, c'ha un humor un po' tutto particolare. Per esempio, l'altro giorno era a Piazza della Garibaldi, ero seduto mentre mangiavo un panino, passa un ragazzo sopra senza casco, con una ruota e col semaforo rosso che sfreccia. O vigile urbano, senza perdersi di coraggio. Guaglio, per te non ci vuole casco, ci vuole pannolino, paga per merda che tiene. Cioè, è tutto un po' così. E mentre mangiavo il panino, a fianco a me si siede un cinese. E io sono di cuore, sono napoletano, sono di cuore. Allora gli dico vicino al cinese, cinese, vuoi il panino? No, no, e passa una zanzara. E nel frattempo il cinese, guata, 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 e piglia la zanzara. Plink, plink, e si mangia la zanzara. Un marone, chi sei cinese, sono scemo. Cinese, vuoi un po' di panino? No, no, e passa una zanzara. O cinese, guata. Guata, guata, e piglia la zanzara. Plink, plink, e si mangia la zanzara. Oh, madonna mia, chi sono scemi i cinesi? Allora, cinese, oh, no, no, e passa la zanzara. Ferma, fermalo, oggi pensi. Guata, guata, oggi pigliato. Plink, plink, stavo a cattà. Adesso non faccio un brano mio, faccio un brano del mio maestro, quello che mi ha insegnato, Tony Tammaro, che non è anche un maestro, è l'ubbidello della mia scuola, però quando mi cacciavano io andavo da lui e lui mi ha insegnato, ci suonava questa canzoncina mentre stavamo lì. La canzoncina si chiama La 127 Blu. Voi siete piccoline, non la conoscete. Facciamo una twingo. La 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 la. Parcheggiamo là, io posto giusto per chi voglia, ma stamora tanto non mi sento ancora. Siamo io e te nella 127 blu, tutta tappezzata di giornata. Non sarà una stanza, ma è buona pure parca rimembranza. Stasera si è creata l'atmosfera giusta. Ed ora chi stu babbacio che mi piace tanto pure a me. Su e giù nella 127 blu. Madonna, sei terribile, mi scassate pure ribaltabile. Calora mi hai distrutto l'ammortizzatore. Voglio tornare a casa tu, mamma. Fatti un po' più in là, tengo freno a mano a me se parlami. Dimmi se mi ami, io non ce la faccio più. Tu continui a testa in giù, stai facendo tutte cose tu. Su e giù della 127 blu. Madonna, ma che bello, si era avuto pure uno spurtiello. Voglio tornare a casa tu, mamma. Ma che donna sei, e con questo stiamo a 36. Non ce la faccio più, nel parco dell'amore non ti porto più. La 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 la
la la la la la la la la la. Grazie. Oh, Luca Giuliano. Sì. Pure, io sono imitatore. Pure tu sei imitatore. Certo, sono imitatore. Ci vuoi far sentire qualcosa? So fare benissimo quello che sta sotto casa mia che vende un pesce. Oh, che bello pesce, oh, che bello pesce. Sì. Una sciocchezza, giusto per... Vabbè, ci stava, ci sta. No, perché abbiamo avuto l'imitatore prima, giusto? No, volevo giusto far vedere. So fare pure il salumiere. Il salumiere? Sì. Ha cattato la carne con pesce in marcia. Perché gli sta lì vicino. No, bravissimo. Ma queste sono imitazioni difficilissime. Sono imitazioni difficilissime. Io per esempio faccio il bigliettaio. Il tram dove abitavo al quartiere di Roma. Come fa? Biglietti... È facile. C'hai qualche altro personaggio da imitare? La signora sopra di me. Vai. Luca, leva i panni che devo stendere i panni! Io so fare benissimo il persona che incontro la mattina quando vado al lavoro alle 8 meno 5 di fronte al lattaio. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Sbagliato, quello è quello della sera. Sbagliato. Quello è l'imitatore della sera. Volevo far notare anche che il nostro Luca Giuliano lavora all'IKEA, si nota dall'outfit, non la maglietta. Questa è comprata nuova, per oggi è comprata. Il nostro Valentini è diventato un battutista a volte. No, Valentini! No, vabbè, no, battuta, complimenti, complimenti. Va bene, complimenti. Vabbè, allora, nostro re degli animali. Allora, guarda, io la scorsa puntata stavo cercando, insomma, no, cercavo di capire il personaggio, effettivamente la canzoncina, molto simpatica, eccetera. Quindi dico, ma è un personaggio... Oggi mi sono reso che non sta facendo un personaggio a Cucì. No, penso che è proprio se stesso. Spontaneo, perché vede la battutina così. Siamo fatti Cucì. E sta a posto, quindi ho detto tutto. Benissimo. Assenti. Mi ha rubato la battuta. Mi ha rubato la battuta. Perché poi abbiamo parlato prima. Lui è proprio così, simpatico, ilare proprio così. È simpatico perché non lo conosci bene. Chi lo conosce bene non lo so, se no scherzo. È una brava persona, è simpatico. No, è proprio... Poi ha detto che ha fatto, capito, lui è un grande animatore di Villaggi. Sì. Si vede proprio la verve napoletana, perché è cabaret napoletano. Io dovevo fare un'altra canzone sempre scritta da me, però me la sono conservata se dovesse arrivare in finale. Ho giocato il jolly, me lo sono con me il titolo, ma però non è detto il titolo, che era, scusa, io e te. Allora pensavo l'urina, perché faccio anche quella, che la settimana fa l'urina, faccio anche perché quella. Stasera facciamo l'ore piccole, quindi l'urina. Vabbè, complimenti, ascoltare perché... il nostro Tullio Luciani. Tullio, si è messo la maglia del Tour de France, quindi maglia gialla, maglia gialla. Io sono tifoso del Napoli, vorrebbe vincere il Giro di Francia, quindi vabbè, noi era meglio la maglia rosa. Comunque vabbè, riproponi quello che hai fatto domenica scorsa, che è stato molto bello, carino, e mi ripeto, insomma, oggi questo tipo di unire la musica con le battute, con la comicità, è un fatto molto carino, bello, ma anche difficile. Sono un po' diesel normalmente sul palco, per me 5 minuti sono un po' stretti. Sì. Bene. Vedo che c'hai una bella personalità sul palco, lo tieni molto bene, si vede che insomma sei un lupo del palcoscenico, diciamo. Grazie mille. È un successo che tu mi dici, capito, del genere, perché tu la scorsa puntata ricordo bene che tu non so né cantare né suonare, lui ti dice continua con la musica, e dunque insomma, capito, è un successo strepitoso. Questa settimana si è preparato. Bene. In ultimo il nostro padre Gianfranco, conosciuto al secolo come frate mago. Io amo il suo modo di proporsi. E sai perché? Perché? Vi siete accorti? Ha un sorriso continuo. Sì, è vero. Si presenta sempre col sorriso. Ma guarda, se ci hai fatto caso, anche dietro le telecamere lui sorride su tutto. Ma è una captatio benevolentiae fortissima, che rende lo spettatore contento di stare ad ascoltare una realtà positiva. Mi sento a mio agio, primo pensiero. Perfetto. Ma il secondo... perché in questo modo riesci a comunicare la positività, la bellezza della napoletanità, la bellezza del canto,
anche se non è perfetto. No, sicuramente. Ecco, anche se non è perfetto, però dentro ci sei te col tuo sorriso. Per dire, in un modo francescano, pace e bene. Grazie mille. Che bello. Angelo, ho vinto la mia puntata stasera. Volevo dare anche un giudizio su Luca Giuliano, perdonami, io non sono della giuria, magari non ho le competenze che hanno loro, però volevo dire che anziché raccontare la barzelletta del cinese con le zanzare, visto una maglietta gialla, era meglio se al posto della zanzara ci mettevi il moscerino. L'ho fatta a battuta, Angelo, l'ho fatta a battuta. Abbiamo detto prima, sta diventando un masochista. Io gliel'ho detto anche domenica scorsa. Stai passando al lato oscuro della forza. Va bene, allora vogliamo congedare il nostro Luca Giuliano. Ancora un applauso al nostro Luca Giuliano. Grazie, con un minuto di raccoglimento. E adesso, caro Valentini, le suggerisco di fare una pausa. Sì. Di fare una pausa con una cantante che venne a trovarci domenica scorsa e ci propose una canzone di Loredana Bertè. Sì. Ma non solo Bertè, pure per me. Per tutti. Ok. Questo oggi la chiamiamo e l'ascoltiamo. Sì. No, è che mi fa ridere Bertè per me. L'avevi detto anche l'altra volta. Vabbè, però questa è una battuta di quando eravamo bambini. Sì, però mi fa ridere. Non ho salutato gli amici di Roma che ci guardano sul 685. Sul 685. Okay. Salutiamo anche tutti gli amici marchigiani, abruzzesi, Italia. Quelli del Marcuzio, il centro Italia, insomma, ecco. Perché Vera TV è sempre più grande. Allora, ladies and gentlemen, per voi questa sera, vera allegria, Nadia Bardelli. Smile, no matter what they tell.
Thank you very bello. Much. Visto, questa bellissima. Che bello. Io questa ragazza me la porto in tournée. Ma magari. A te serviva una ragazza. A me serviva una ragazza, me la porto in tournée pure io. Il problema è che ho detto prima io. Vabbè, allora poi vabbè. Faremo. Salutiamo anche ricordando il grande Roberto Benigni con questa canzone dal film della Vita è bella. Esatto. Toscano come me. Esatto, ed è stato un Oscar anche per la colonna sonora di Nicola Piovani. Esatto, esatto. Bene. Ma poi tra l'altro ascolta, io sono ignorante, ma questa era una baciata, giusto? Esatto. Oh, era ma una baciata. Dunque molto si poteva anche allora. Ballare, porca miseria. Sì, io so fare per dare un po' di ritmo latino. Tu lo facevi, ma da sola ovviamente. Se ci fosse stata una coppia che avrebbe fatto un po' perché di coreografia. Perché no? Perché no? Magari se ritornasse un po' a ballare piano piano, dai. Guarda Valentina, ma io ci stai a provare. No. Sei sempre malizioso. No, guarda, sei, non lo so, ti chiamano Rocco Siffredi. No, devo capire pure il perché. Ma te 30 l'ange, però, capito? Ma perché c'è io 30? Ma pure 31. Abbiamo conquistato 30 e conquisteremo pure 31 per Vinci. Va bene, per voglio... voi vi ancora un grande applauso per Nadia Bardelli. Grazie mille a tutti. La nostra toscana. Buona di fiducia. Grazie. Ciao Nadia, grazie, ciao. Perfetto, perfetto. Allora, a questo punto abbiamo il collegamento. Sì, abbiamo il collegamento. Allora, se ci siamo, io lo presento, uno dei più bravi cabarettisti del panorama degli emergenti romani, veramente ha fatto tante cose, SCQR sono comici questi romani, sì. Ha fatto tante apparizioni televisive, adesso credo che stia facendo una novità, stia facendo una serie con, televisiva, sì, con Battista, con Maurizio Battista, il grande Maurizio nei panni Battista. Di un, ho visto qualcosa su Facebook, però io lo vorrei presentare ai telespettatori di Vera Allegria, Marco Capretti. Eccolo Marco, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Marco, ciao, buonasera. Come stai? Ti abbiamo disturbato questa sera. No, è un piacere, assolutamente un piacere essere lì con voi, anche se da casa, ma ormai siamo abituati a questa nuova, dunque, a questo nuovo modo di comunicare. Dunque, naturalmente sotto il pigiama e le pantofole, no? No, guarda, ho una maglietta e sotto sono nudo, quindi basta. Grande Marco! Senti, qual è questo progetto di cui parlava Angelo? Abbiamo visto su Facebook una foto fantastica. Sì, sì, stiamo girando 4 misteri, un funerale nella città di Anagni. Ovviamente è una serie TV che andrà su Amazon, credo a fine anno, se non nel prossimo anno direttamente. Il grande Maurizio Battista ne è l'interprete principale e poi anche uno degli sceneggiatori, quindi l'ha scritto Maurizio. Ci siamo un po' tutti, un sacco di comici. Ci vuoi fare qualche altro nome oltre Maurizio Battista, che poi tra l'altro è stato ospite del Cabaret Amore Mio, dunque è anche amico di Tullio e di Walter, di Frate Mago, insomma un amico comune qui in trasmissione. Certo. Beh, allora c'è Maurizio Martufello. Grande Martufello. C'è Alberto Farina, Lallo Circosta, Stefano Vigilante, Gianluca Giuliarelli. Mamma mia. Vittorio Rombolà. Beh, dunque insomma nomi... Tra pesanti. I più bravi comici romani, insomma, diciamo sì, la verità. Sì, 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 sì. Ma Marco, parliamo di te, tu sei tutto, sei conduttore, sei cabarettista, comico, monologhista, attore. Insomma, mancano solo i soldi, poi per il resto... Ah, i soldi mancano, è la stessa battuta che si fa qui da vedi noi. Vedi che abbiamo tante cose in comune, queste dei soldi, comune. Queste dei soldi è una cosa... Madre di Giulia, madre di Giulia, guarda io... Su... Giulia. Allora questo è un concorso di giovani comici che va in onda tutte le domeniche sera e qui abbiamo i nostri giurati e tu conoscerai benissimo Tullio Luciani, Walter certo. Assenti e anche Frate ciao, Mago. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao, ciao Marco. Ciao grande, ciao. Speriamo di vederci ciao, quando prima, capito Marco? Speriamo. Tu dai. Vuoi fare una domanda speriamo, a Marco speriamo. Capretti? Vuoi fare Marco, una domanda? Marco lo vediamo spesso in TV, che devo dire, ci sentiamo pure molto spesso per telefono, è un altro, proprio stamattina ne parlavo con Angelo Carestia, è un altro personaggio di quei comici che è cresciuto tantissimo nel giro di 2-3 anni, veramente ha raggiunto dei livelli di qualità notevolissimi, cosa che invece certi VIP, pure considerati dei comici grandi, si seguono e magari non crescono. Marco è invece il rovescio, ma Marco ogni volta che lo vedi dice ma cavolo quando è bravo, è cresciuto proprio tanto, mi piace ancora di più. Eccolo chi è Marco Capretti. Bravo Marco! Grazie Giulio, grazie.
Cosa senti? No, dato che c'è Capretti e c'è Gianluca, non è che potrebbero fare il re degli animali? Allora, devi sapere, Marco, che qui con noi abbiamo il re degli animali, si chiama Gianluca Costinelli, e qualsiasi animale dell'AIA, lui te lo fa identico. Visto che Capretti... A capretta. Mi sembra di sentire mio cugino. Mentre invece... c'è la moglie, no, il marito, la capretta e Ubecci, il caprone. Questo è il caprone che fa così. Lui è tuo zio. È tuo zio. Non c'ho parenti che fanno queste cose. Senti Marco, allora cosa stai preparando a parte questa fiction che stai girando? Lo spettacolo SCQR, insomma, è un tuo marchio di fabbrica insieme al tuo manager, credo, no? Sì, Roberto Galliani. Sì, diciamo che, Roberto ne è l'ideatore, io sono il conduttore di Sono Comici Questi Romani da tanti anni, sicuramente anche quest'estate se ce lo permetteranno riusciremo a fare qualche data in giro per il Lazio, comunque in qualche piazza di Roma. È uno spettacolo. Per il resto, scusami. No, niente, continua, per il resto... Guarda, per il resto ovviamente i live sono stati fermi, quindi abbiamo avuto la fortuna di lavorare nel cinema. Io ho fatto un film con Federico Moccia, Mamma qui comando io, una commedia molto carina, e adesso ho fatto questa fiction con Maurizio, e poi devo finire un film insieme ad Alberto Farina a luglio. Dobbiamo finire questo film che si chiama Condomini, che appunto parla, è una storia di tre ragazzi chiusi dentro casa, diciamo con il problema della pandemia, quindi diciamo molto attuale. Ma senti un po', quelle battute proprio fulminanti che facevi a Made in Sud, quelle con il tablet. Ma guarda, lo sai che è notizia di pochi giorni fa, inizio maggio, hanno chiuso ufficialmente il sito Yahoo Answer. Ah. Quindi, sì, quindi io ne porterò, lo terrò in vita io. Con tutte le tue battute. Guarda, c'era una domanda che mi è capitata di rivedere un filmato mio proprio oggi, casualmente spuntando nel telefono. Una domanda di un ragazzo che diceva, sempre su questo sito di domande e di risposte ovviamente, no? Chiedeva un'opinione e la domanda recitava così: se ipoteticamente parlando voi aveste un po' d'erba e la voleste nascondere dai vostri genitori, dove la nascondereste? Ecco. Oh, ha risposto uno solo. Che gli ha detto: guarda, il problema non te lo porre proprio, ipoteticamente parlando so papà, e l'erba ma so già fumata tutta. Un applauso. Senti, volevo chiederti Marco, quale suggerimento potresti dare in una trasmissione come la nostra che cerca di dare spazio agli emergenti, no? Per far sì che possano intraprendere un percorso vincente, perché insomma tu sei arrivato e dunque puoi magari aver intrapreso qualche conosciuto qualche modo per cercare di arrivare prima e intraprendere la strada giusta, anche perché siamo in un mondo dove spesso e volentieri i millantatori sono dietro la porta, no? Dunque come possiamo destreggiarci per poter arrivare e fare un percorso retto? Ecco, questo è. Ma io credo, e qui mi faccio stranamente serio, che una delle caratteristiche per poter capire realmente che cosa si sta facendo è l'umiltà. Il nostro è un lavoro dove veniamo licenziati continuamente. Sì. Finisce una serata, si è licenziati. Finisce un film, si è licenziati. Finisce una trasmissione televisiva, si è licenziati. Quindi bisogna sempre rimettersi in gioco, bisogna sempre avere nuove idee, bisogna sempre avere nuovi stimoli. Quindi partire con tanta umiltà e tenere l'umiltà come una costante, perché
nel momento in cui ti senti arrivato, ti senti forte, ti senti qualcuno, ti licenziano, ecco. È più difficile poi ripartire. Esatto, cioè, è sempre un ricominciare da capo. Questa merita un applauso perché è una grande, grandissima verità. Meglio una città di provincia o una grande città come Roma? Questa è una bella domanda. Allora, Roma ti dà tante possibilità, quindi conoscere tanta gente, avere più occasioni di fare provini, di esibirti, però la provincia t'abbraccia e ti porta al successo. Quindi entrambi hanno, cioè vivendo in provincia o in città ci sono stimoli diversi, ma tutte e due importanti per fare questo mestiere. Beh, guarda, ti faccio un applauso personale perché secondo me hai colto un aspetto importante, quello della provincia, no? Quello della persona a te vicina che magari ti sostiene, è veramente un aspetto che forse io non avevo colto. Vero, dunque vero. Un grande artista come te ha tirato fuori un aspetto positivissimo in una situazione sicuramente più difficile, no? Sì, vero, assolutamente Angelo? Sì, assolutamente sì. Va bene, io Marco, ci sarebbero tante cose da chiederti, ma siamo nell'ambito di questa trasmissione, non abbiamo tanti minuti a disposizione perché ci sono i nostri concorrenti. Un saluto perché la TV adesso, Vera TV, è anche sul digitale terrestre 685 di Roma e del Lazio, quindi si può vedere anche da voi. Diciamo che adesso abbraccia la fascia territoriale del centro Italia, del centro, no? Italia, grazie Abruzzo, anche a Marche nuovo... e adesso Lazio, quindi... un applauso al nostro editore, ma un applauso anche a Vera TV e un ringraziamento a te. Grazie Marco. Ciao Marco. Spero di riuscire a vedervi molto presto perché intanto è un piacere, vi voglio bene, ma poi vuol dire anche che abbiamo ricominciato veramente a far ridere la gente, che è l'unica cosa che sappiamo fare. Davvero, davvero, evviva. Grazie. Grazie. Ciao Marco. Ci vediamo, ciao. Bene, a questo punto, dopo tante chiacchiere, io farei così, salterei questo momentino e lo farei dopo, sì. Perché è arrivato il momento... Il momento musicale. Il momento musicale. Mi sembrava di far Renato Zero quando dice tutte queste cose. E che cosa, esatto. Che cosa volete farci ascoltare? Andiamo ecco. Dal maestro. Maestro, quale pezzo vorremmo fare adesso? Innanzitutto è venuto anche questa domenica a farci compagnia il mio amico batterista percussionista Patrizio, che chiamerei... E io lo chiamerei Patrizio Ciampichè con il suo Cajon. Ti piace il Cajon? Sì. Poi ho fatto caso... Vuoi imparare a suonarlo? No, e poi è sempre al posto giusto. Esatto. Tra le gambe, no? Ma se ci salgo io si rompe il Cajon? Tu sei una persona di peso, indubbiamente. Quindi vorresti dire che io rompo il Cajon? Per carità, non mi permetterei mai di dire una cosa. Ah no, perché hai fatto una faccia. No, io me ne accorgo. Quando fai la faccia. Hai ragione, hai ma tu cerchi. Tu pensa di... che questo si può suonare anche doppio, quindi diventano i Cajon. Ah, divenga doppio i Cajon. Due Cajon. Due Cajon che fanno la base ritmica delle canzoni che andremo a fare. Maestro, sì. Qua abbiamo scelto. Ma... Questa la dedichiamo alla situazione vaccinale, no? Ah, è vero. Perché... È vero. Te la sei preparata? Sì, ormai siamo arrivati a buon punto con i vaccini. Esatto, siamo arrivati quindi, a buon punto. Quindi il buon Checone ha fatto questo pezzo e... Allora abbiamo pensato di sorridere insieme. Esatto, anche io spero di essere all'altezza di saperlo cantare, ma proviamo. È la prima volta che la facciamo. La prima volta che la facciamo, eh. Io casualmente... Ho il testo bene, ma come mai, non si sa. Prego, maestri, a voi. Tiene la zinna un pochito calada, ma non fa nada, e non fa nada. E la caviglia un pelito gonfiata, ma non fa nada, e non fa nada. Come si muove, suave, sensual, pare che il femore è originale. A me mi gusta ballare contigo, o vaccinata. Io faccio a faccia, sta vecchia mucciaccia, immunizzata. Miro al tuo corpo da cineteca, con l'anticuerpo dell'AstraZeneca, sta noce se frega. O vaccinata.
importa, mi dice la gente, anche perché tanto tu non lo sente, non mi importa se trovo al mattino e il tuo sorriso sul comodino, sei la regina, sei l'unica dea, perché se sa che alla guerra ogni buco è trincea. Oh vaccinata, faccia sta vecchia mucciaccia immunizzata. E richiamo? A mi me gusta ballare contigo, oh vaccinata. Io faccio in faccia sta vecchia mucciaccia già richiamata. Ai 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 ai. Meraviglioso, meraviglioso. Io voglio, dovunque tu sia, che Cozzalona, ti chiedo scusa se non ho cantata come doveva essere cantata. No, l'hai rivisitata un pochino. L'ho rivisitata un pochettino. Qualche tematica un po', esatto, diversa. Veramente avevo fatto le prove, ma sai quando ti dimentichi quella cosa, quel... Però insomma abbiamo rivisitato. Vabbè, il messaggio l'abbiamo lanciato. L'abbiamo quello lanciato. È la cosa più importante. Continuate a vaccinarvi. Ecco. Qua perché... Vado da parte. Grazie ancora. Ringrazio... E vorrei un applauso di questo immenso pubblico al maestro Minuti e al percussionista Patrizio. Bene, bene. Grazie. Bene. Bravo Angelo. Grazie. Questa grazie. È una chicca carinissima di Checco, sì. Zalone. Però è arrivato quello che è il momento sacro per tutte le TV private, ovvero sì, è arrivato il momento della pubblicità.